In una parte apparentemente meno conosciuta del comune di Borgamozzano, ma non per questo di minore interesse storico e paesaggistico, alcuni cittadini da tempo hanno deciso di prendersi cura del territorio con l'obiettivo di valorizzarlo, proponendo allo scopo anche delle iniziative. Tra i volontari che se ne occupano c'è Roberto Massoni. Nella sua vita professionale era abituato a vedere il mondo dall'alto in quanto pilota di Alitalia. Una volta in pensione si è comprato un'abitazione in località Frantoio a Tempagnano di Val d'Ottavo, cominciando poi anche la sua attività di volontario con lo scopo di recuperare e salvaguardare questo bellissimo territorio. Io ho passione per l'ordine, diciamo forse è una mania, non so, che mi porto dietro da tanto tempo. Qui ora in questo luogo ci sono venuto da parecchi anni, mi sono trovato bene. Io sono giù della Piana, sono nato nella Piana di Luca. Mi sono trovato bene qui a Tempagnano, c'è una comunità veramente accogliente, per cui diciamo è stato anche un po', come dire, un po' un senso di gratitudine, to, per ripagare un po' la loro benevolenza, la loro accoglienza, ecco. Il risultato è davvero straordinario. Con tanta passione e amore, Roberto è riuscito a far conoscere a tutti l'antico volto di questa mulattiera. Sicuramente in epoca medievale, però potrebbero andare anche oltre, perché i primi insediamenti di Tempagnano risalgono intorno all'anno 1000, per cui sicuramente hanno una vetusta età queste mulattiere. C'è comunque una comunità attiva in questo piccolo borgo e Roberto non è l'unico ad occuparsi del territorio. Io sono fra quelli che do una mano da amministratore, ma qui si parla di paesani. Le amministrazioni comunali ormai non hanno la forza di pulire le mulattiere, perché dobbiamo pulire le strade, le scuole, i cimiteri, tutto quello che serve per la comunità. Per cui da oggi, grazie a Roberto e ad altri volontari, gli appassionati di trekking potranno percorrere questa antica mulattiera immersa nel fresco che unisce luoghi ricchi di storia e di comunità.